Permeabilità intestinale, parliamone. Dunque, la permeabilità intestinale è l'alterazione della capacità dell'intestino di assorbire i nutrienti, nello specifico aumenta, ma non è una cosa positiva perché attraversa la parete intestinale delle molecole che sono grosse e che quindi infiammano il sistema immunitario, detto in due parole. È causata dalla zonulina che viene prodotta dall'intestino del nostro amico a quattro zampe quando viene a contatto con delle molecole che non vanno bene. E i cibi che contengono queste molecole sono tutti i cereali, nessuno escluso, quindi compreso il farro, compreso l'orzo, compreso il grano saraceno, compresa l'avena, compresa la quinoa, compreso l'amaranto, compreso tutte queste altre cose qua. Ok? Il riso non lo contiene, ma il riso infiamma in altro modo. Non possono mangiare per lo stesso motivo nemmeno le patate, quelle normali, mentre possono mangiare le patate dolci, quelle americane, non possono mangiare le leguminose perché anch'esse contengono delle sostanze che alterano la permeabilità intestinale e purtroppo, ultimo ma non ultimo di importanza, i latticini. Non possono mangiare nessun tipo di latticino. Questi sono gli alimenti che non possono essere dati. Una volta tolti tutti questi alimenti, bilanciata la dieta, si ottiene un'alimentazione che si chiama Paleo Dog Diet e che non altera la permeabilità intestinale, anzi la rende come dovrebbe essere. E il tuo cane mangia uno di questi alimenti? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Poi vai sul mio profilo e clicca Segui.